Un importante ruolo nella terapia chirurgica di tumore di colon retto è svolto dal protocollo ERAS. ERAS è un acronimo, sta per Early Recovery After Surgery e significa precoce ripresa dopo chirurgia. Questo protocollo, che è un protocollo internazionale, si avvale di una serie di accorgimenti sia intraoperatori sia postoperatori volti a ottenere la più veloce possibile ripresa del paziente dopo l'intervento. Innanzitutto, durante l'intervento si avvale di un intervento che venga eseguito in laparoscopia, quindi senza l'apertura dell'addome, ma con l'utilizzo di alcuni strumenti che vengono introdotti attraverso dei fori di 5 mm o di 10 mm nell'addome, attraverso i quali l'intervento viene condotto alla stessa maniera di quello effettuato a pancia aperta, quindi con la medesima radicalità chirurgica oncologica, ma senza i danni provenienti da un'apertura totale dell'addome. Durante questo intervento, condotto in laparoscopia, le perdite ematiche sono ridotte praticamente a zero, tant'è vero che i pazienti non vengono ordinariamente trasfusi dopo un intervento effettuato in laparoscopia. Il paziente quindi esce dalla sala operatoria senza un sondino nasogastrico e senza drenaggi addominali. Il protocollo poi prevede che già il giorno successivo il paziente trascorra almeno 6 ore fuori dal letto seduto e con piccoli passi nella camera. Gli venga rimosso il catetere vescicale e inizi già a mangiare una dieta di liquidi e fette biscottate. Il giorno successivo ancora si incrementa la dieta e quindi il paziente trascorrerà ancora un numero maggiore di ore fuori dal letto, il tutto nella prospettiva di una dimissione in quarta giornata. Durante questo periodo, ovviamente, il paziente viene monitorizzato e questa attenta monitorizzazione del paziente consente di verificare che durante queste 4 giornate la anastomosi, vale a dire il nuovo collegamento che fa seguito alla resezione del tratto intestinale che era affetto dal tumore, il collegamento stia cicatrizzando perfettamente. Una volta quindi trascorsi i 4 giorni, nel corso dei quali in una piccola percentuale di pazienti si può verificare una complicanza detta deiscenza anastomotica, cioè la mancata tenuta della sutura, trascorsi 4 giorni, dicevamo, il paziente ormai può essere dimesso perché ormai la sutura si è avviata ad una cicatrizzazione definitiva. Quindi questo protocollo è determinante per ridurre al minimo le complicanze postoperatorie, perché un paziente che si alza subito è un paziente che ha meno rischi di embolia polmonare. Un paziente che rimuove il catetere in prima giornata ha meno rischi di infezioni vescicali. Insomma, esistono una serie di vantaggi che sono codificati, le stesse broncopolmoniti postoperatorie che si riducono o si azzerano quasi completamente grazie al fatto che il paziente ritorna alle ordinarie occupazioni già a partire dalla prima giornata. Tutto questo fa sì che il paziente quindi riduca al minimo possibile i rischi conseguenti ad un intervento chirurgico. È un protocollo internazionale e che si avvale soprattutto della possibilità di effettuare un intervento in maniera mini-invasiva, cioè in laparoscopia.